Ognuno di noi ha un suo momento preferito nei film Marvel. Per molti sono le scene d'azione, per altri gli easter egg o le scene post-credit. Ma una cosa che tutti amiamo vedere sono i camei di Stan Lee, il paparino della Marvel, perché non è un vero film Marvel senza un cameo del grande Stan Lee. All'uscita di ogni film Marvel al cinema è una delle cose più attese dai fan. Piccoli camei molto divertenti che non hanno alcuna pretesa ai fini della trama. Oppure sì. Cominciamo. Are you Tony Stank? Yes. Numero 5. Iron Man. Con questo film inizia ufficialmente il Marvel Cinematic Universe nel 2008. Nella scena vediamo Tony scendere dalla sua macchina che fa il cretino come sempre con una ragazza che gli domanda se per caso si ricorda di lei. Più avanti, fra la folla, Tony Stark, distratto come sempre, lo saluta complimentandosi per il bel aspetto e chiamandolo Hef, un chiaro riferimento a Hugh Hefner, celebre fondatore della rivista Playboy. D'altronde nella sequenza Stan Lee era pieno di Al posto numero 4 abbiamo l'esilarante apparizione di Stan in Avengers Age of Ultron, film del 2015. Questa volta però come ospite della festa organizzata da Tony Stark dopo l'ennesima vittoria, quando Thor offre ai colleghi una bevanda alcolica di origine asgardiana. Alcuni veterani di guerra chiedono di poterla assaggiare. Thor non è d'accordo dati gli effetti della bevanda, ma uno dei veterani, interpretato dal nostro Lee, insiste e lo vediamo poco dopo ubriaco fradicio che esclama Excelsior, grido di battaglia del papà della Marvel, mentre gli eroi lo accompagnano a casa. Excelsior. Numero 3. Deadpool. Nel 2016, dopo anni di attesa, dopo centinaia di immagini e clip promozionali, è arrivato finalmente il film di Deadpool. Ispirato all'omonimo personaggio Marvel, creato nel 1991, una delle migliori pellicole tratte dall'universo Marvel e una delle più divertenti. E quale presa in giro migliore dell'idea di scritturare Stan Lee nei panni di un DJ di un locale di spogliarello. Con la fantastica, famosissima battuta, l'amore non è in vendita, ma lo potete noleggiare per 3 minuti. Numero 2. Di camei divertenti all'interno dell'universo Marvel ce ne sono molti. Questo non potevo non inserirlo, anche se è un po' diverso dagli altri. Lasciamo da parte le risate per il cameo del film Spider-Man 3 del 2007, diretto da Sam Raimi, dove Peter Parker si trova a Times Square e si imbatte in un simpatico vecchietto che gli dice: "Io credo che un uomo possa fare la differenza", lasciandoci sapere che sì, tu puoi fare la differenza. Forse. Numero 1. Dopo tutti i camei che abbiamo visto in questi anni, ti chiederai: ma quale può essere mai il più significativo per i fan più accanniti? Senza dubbio, una grande scena, ragazzi. Sto parlando del reboot di Amazing Spider-Man 1 di Mark Webb del 2012, uno dei suoi camei più divertenti in assoluto. Questa volta nei panni di un bibliotecario che, perso nel suo mondo, sta ascoltando musica con le cuffie. Dietro c'è il finimondo, ma non si accorge dello scontro fra Spider-Man e la lucertola, che ha luogo proprio dietro di lui. I camei di Stan Lee sono sempre una divertente rivelazione, un po' perché i fan si divertono a guardare il film aspettando il momento in cui compare il loro beniamino. E questo cameo l'ho messo al primo posto perché lascia intatta la gloria che merita il grande Stan Lee. È tutto per oggi, non dimenticare di lasciarmi un like, se ti è piaciuto il video condividilo, iscriviti per altri video come questo, io sono Likes, a presto, fa anche rima. Guess it had a little more kick than he was looking for. Wow.